quei disegni senza più serenità, niente aquiloni, solo amare realtà, niente più azzurri che colorano il cielo, solo pastelli che sporcano tutto nero, in quei disegni senza più umanità. Per dare il loro contributo a questa iniziativa, consigliere regionale Giulio Silenzi, Irma Bertini dell'associazione Salami Ragazzi dell'Ulivo di Macerata, Turchetti che questa mattina ha illustrato a scuola media il problema palestinese, e naturalmente un ringraziamento particolare a Peppe, Daniele e Cico che nonostante i numerosi impegni hanno voluto essere presenti e dare il loro contributo a questa manifestazione che noi abbiamo promosso, dimostrando la sensibilità della quale noi non avevamo alcun dubbio. Grazie di cuore. Telegiornale. Una felice smentita per chi pensa che i paesi dell'entroterra marchigiano non offrano ormai più nulla tranne panorami e nostalgia. Il delizioso teatrino di Penna San Giovanni ha raccolto tutti i bambini del paese per una iniziativa di solidarietà.
Ha il timbro di Salam Ragazzi dell'Ulivo, progetto di affido a distanza per i ragazzi palestinesi. Ha il patrocinio della Regione Marche, portato da Giulio Silenzi, e del Comune di Penna San Giovanni, col vice sindaco Alberto Vitali. Di che si tratta? Di una grande e capillare raccolta di giocattoli a Penna San Giovanni, come in tanti altri comuni marchigiani. Giocattoli che i bambini mandano ai loro coetanei palestinesi e che partiranno tra qualche mese dal porto di Ancona con destinazione Haifa, viaggiando in un container con il lasciapassare dell'ONU. Ma a Penna San Giovanni hanno aggiunto qualcosa in più, uno spettacolo realizzato dagli stessi bambini della scuola elementare, con una base musicale decisamente di prestigio, Beppe Garletti, Daniele Campani e Cico Falzone, ossia i Nomadi, autori ed interpreti della canzone I ragazzi dell'Ulivo, cantata dagli stessi bambini pennesi.